Come sarà questo nuovo SPS Digital Days? Ci risponde Francesca Selva, Vice President Marketing and Events di Messe Frankfurt Italia e responsabile di SPS. SPS Italia Digital Days, l'identità digitale di SPS Italia che normalmente per tutti questi 9 anni abbiamo svolto fisicamente incontrandoci con grande piacere a Parma. Tra una settimana l'appuntamento dei nostri Digital Days che siamo stati in un certo senso costretti, ma in un certo senso abbiamo solamente accelerato il nostro progetto di digitalizzazione di una manifestazione che non può che rimanere la piattaforma d'incontro per tutta l'industria italiana, ma che si è sviluppata con un progetto parallelo a sostegno della fiera fisica, che è quello un progetto digitale. Un progetto che non vuole essere né una fiera ibrida né un sostituto della nostra manifestazione, ma un completamento del nostro progetto, che è quello di da sempre di avere una manifestazione che duri 365 giorni l'anno, che dia contributi, momenti di promozione, di visibilità a tutte le aziende dei settori che noi in SPS trattiamo, quindi l'automazione, il digitale, la robotica, la meccatronica e da quest'anno anche l'additive manufacturing, che si compone di momenti di incontro come le tavole rotonde da sempre, i forum, e adesso possiamo dire che si compone di uno strumento di grande attualità come la nostra piattaforma SPS Contact Place. È una piattaforma dove le aziende hanno la possibilità di avere la loro visibilità compilando delle sezioni a loro dedicate con video on demand, presentazioni di prodotti e di soluzioni, perché ancora resta la caratteristica della nostra fiera, che è una fiera di soluzioni, i contatti di specialisti a cui ci si può rivolgere, e questa piattaforma che gode oggi l'apprezzamento, quindi la presenza di oltre 400 aziende che hanno caricato oltre 1300 prodotti e soluzioni, centinaia di video on demand, e questa piattaforma vivrà con degli eventi. Il primo saranno i Digital Days 28, 29 e 30 di settembre, in cui durante questi Digital Days avremo una serie di convegni scientifici dedicati alle tematiche di cui vi parlavo prima, quindi l'automazione avanzata, il digital in software, la robotica, la meccatronica e l'editing manufacturing. Ci sarà un convegno di apertura sui trend del mercato, ma è come in questo momento c'è bisogno di capire come sta andando l'industria. Abbiamo deciso quindi di ospitare Alessia Morani di Mise, che ci darà un po' una panoramica su quello che il governo sta mettendo appunto per il sostegno dell'industria italiana. Avremo Scovenna di ANI, presidente di ANI Automazione, Joseph Nierling di Porsche Consulting, che ci parlerà di una case history molto interessante legata all'intelligenza artificiale, Marco Taisch in rappresentanza di tutti i competence center, e due aziende significative che hanno subito una trasformazione positiva proprio in questo momento di grande criticità, come IMA e Poggi Polini. Tutti i competence center italiani hanno scelto questa piattaforma e queste giornate per organizzare una loro tavola rotonda in cui saranno presenti tutti, e anche ANI Automazione ha scelto la nostra piattaforma per ospitare una tavola rotonda con i presidenti di tutti i loro gruppi, quindi dal software al quello della meccatronica, quello dell'automazione, per parlare di come è l'andamento di mercato e l'andamento di tecnologico rispetto a queste attività. Quindi abbiamo oltre 1500 iscritti alla piattaforma a partire da oggi, e quindi vi invitiamo in queste giornate a frequentare, a cominciare a conoscere questa piattaforma che non finirà la sua rappresentatività il 30 di settembre,
settembre, bensì potrete continuare a consultarla, ma soprattutto durante questo periodo avremo un altro appuntamento prossimo a ottobre, che sarà il 20 e il 21 il Forum Megatronica, e a seguire a novembre un appuntamento che sarà quello dello Smart Vision Forum, abitualmente eventi fisici, ma che noi abbiamo considerato di organizzare virtualmente grazie a questa piattaforma, almeno fino alla fine dell'anno. Vi aspettiamo quindi a partire dal 28 e grazie per tutti i consigli che ci volete dare, perché questo è un progetto in evoluzione, la piattaforma è stata creata autonomamente, quindi non è una piattaforma a noleggio, quindi può essere assolutamente customizzata per questo settore, per tutte le esigenze di questo settore. A presto incontrarci sulla piattaforma e poi di persona a maggio del 2021. Arrivederci. Quest'anno SPS sarà tutto in digitale, ma sarà sempre così? Ci risponde Donald Wick, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia. In poco tempo bisogna dire che le fiere e soprattutto appunto le società che organizzano fiere hanno saputo adattarsi alla nuova situazione proponendo appunto dei prodotti digitali sicuramente validi. Dall'altro bisogna dire che sia pur confermando la validità di alcuni di questi strumenti, è emerso sempre di più in maniera molto forte il reale bisogno di contatto fisico. Quindi questo conferma da un lato che il modello fieristico basato appunto sulla fisicità non è per nulla tramontato, quindi è andato in pausa per motivi che conosciamo, per i motivi che sappiamo, e sarà pronto a ripartire senz'altro non appena la situazione d'emergenza si sarà risolta. Quindi è un modello di business che non, come molti pensavano, temevano, ormai obsoleto, bensì potrebbe uscire addirittura rafforzato da questa situazione. Dall'altro canto bisogna invece dire che questi canali digitali che sono stati aperti, che sono fra l'altro in continua evoluzione, anche il gruppo Messe Frankfurt, sia a livello diciamo di gruppo che anche qua in Italia si sta portando diciamo in maniera molto decisa su questi progetti, questi canali digitali appunto probabilmente resteranno, anzi sicuramente resteranno come complemento alle fiere fisiche. La nostra previsione è proprio quella che ci sarà una multicanalità, quindi potrà esserci un evento digitale senza l'apporto dell'evento fisico, però con una portata limitata, mentre l'evento fisico potrà beneficiare sicuramente in futuro dell'estensione digitale. Quindi il canale digitale diventerà complementare all'evento fisico, non sostitutivo, se non in casi molto limitati.